Buongiorno a tutti, siamo alla seconda tappa della FIBIS Open Pro qui in diretta da Lusciano, io sono Luca Galavaglia, sostituisco spero in maniera eh, decente Gianluca Nascimbene che è impegnato nella sua partita di, qualificazio di qualificazione, il primo turno del tabellone dei nazionali contro Daniele Palmieri e... Nicola Biondi che è malato eh, e che saluto calorosamente è a casa con la febbre. D'altronde dovete sapere che per noi uomini sopra il 37-2 è praticamente morte apparente. La partita che andremo a vedere sarà tra Crocifisso Maggio a rientro e eh, Riccardo Barbini. Credo eh, di poter già affermare che sarà una partita divertente. Eh, non è nulla scontato, sia nel gioco di crocefisso, che penso non vada spiegato a nessuno, è uno dei giocatori più fantasiosi del, del biliardo moderno, è Riccardo Barbini, eh, giovane oramai non più giovane, ma dotato di grandissima tecnica, eh, Tutte e due grandissimi colpitori e conoscitori comunque del gioco frontale. Barbini giocherà con la biglia bianca, Maggio con la gialla. Abbiamo avuto un po' di sorprese nei tabelloni di qualificazione nella Phoebis Open, poi credo che Mirko dalla regia riuscirà a fare una panoramica sul tabellone di oggi e ad aggiornarci man mano sui risultati. Intanto, vediamo di goderci questa partita. Vi chiedo fin d'ora scusa per il fatto che sono assolutamente, eh, come dire, in parte sicuramente emozionato. In parte, non è esattamente quello che fanno quasi quotidianamente Gianluca e Nicola. e Quindi, vi chiedo scusa per qualche strafalcione. Soprattutto, tenterò di usare il meno possibile lo strator. Di Gianluca che è veramente bravo, anche se ieri mi ha fatto vedere esattamente come funziona, non è difficile, intanto è, è partito Riccardo con uh, un gancio largo e ha risposto crocefisso andando di due per le tre, gioco scambiato in maniera quasi perfetta, e Riccardo sta guardando di giocare un gancio, tiro che va giocato con... L'idea di portare la nostra biglia, in questo caso la bianca di Riccardo, verso la buca facendo colpendo di taglio appunto a sinistra, questa è un filo corta e stretta, e rimane di angolo. Credo che giocherà un angolo di misura croce fisso qui la biglia si è chiaramente inzuccata e devo dire che nelle partite che ho visto da ieri a oggi è la prima volta che sento e vedo una biglia inzuc inzuccarsi viaro televisivo molto regolare per quello che ho potuto vedere ho potuto anche fare due tiri giusto di prova con gianluca ieri come del resto anche gli altri che ci sono qua devo dire che lo stato dei biliardi è assolutamente ottimo. Sponde palla per Barbini, rimpalla, che teoricamente è il primo errore da non fare su uno sponde biglia, rimane di traversino e credo che Maggio giocherà a scambiarlo, quindi a scambiare gli angoli e a portare esattamente. 10. Sbirilla ottiene 10 punti e apre le marcature in questo primo set Arbitra la partita Antonino Addonizio Riccardo Barbini va al gancio Tenterà di diminuire leggermente la forza e di ricavare un angolo di entrata favorevole allunga il gioco. E qui vediamo: qual sarà la scelta di, di Maggio? Se giocherà uno sponde e palla, più probabilmente un passaggio. sponde palla leggermente largo <coughs> gioco assolutamente schematico come mi piace dire spesso credo che sia molto più semplice giocare con i giocatori più forti il gioco come vedete si sviluppa più o meno eh, sugli stessi schemi di tiro e quindi poi quello che conta è aumentare la media un po più difficile riquadrare il gioco quando succedono eventi più o meno casuali sui tiri spesso frontali o sulle spizzate di sponda risponde Riccardo Barbini 8 punti di mezza garuffa scatolino Barbini, 8. e si riporta subito dietro a Maggio che credo a sua volta veda il gancio eseguito molto bene questo è invece il contrario un filo lungo porta la sua biglia attaccata alla sponda lunga e qui credo che riccardo giocherà un gancio dalla sponda corta tiro che richiede una certa attenzione perché è sotto sponda quindi si rischia magari di oh, scar far scartare leggermente la biglia farla seguire troppo e quindi di entrare troppo ha steccato. Ha steccato, beve 4 punti, quindi sono 6. 6 punti per maggio e biglia libera. Tiro libero. Prego, prego, prego. prego. 8 punti per maggio, lascia andare leggermente la sua, credo non in maniera volontaria, e comunque si porta in netto vantaggio in questa prima frazione, Riccardo vede palla, adesso vediamo cosa deciderà di giocare, direi varie opzioni, la più difficile che mi viene in mente in questo momento è giocare un giro di passaggio. E credo che sia quello che sta giocando Riccardo. No, ha giocato un raddrizzo di seconda e terza. Ha diminuito leggermente la forza per trasmettere meglio il taglio sull'avversa. Sulla anche perché, Arbini, se avesse centrato il castello pieno, si sarebbe appoggiato come fine corsa al pallino che impone in realtà l'unica cosa che marca e rimane di striscione o di filotto di secondo e terzo, vediamo cosa decide di giocare Maggio, striscione, scrivo il pallino di pochissimo, la traiettoria era quella, 4 punti, si appoggia perfettamente alla sponda corta, lasciando comunque un tiro frontale a Riccardo molto difficile. Bisogna impostarsi molto bene e avere un'ottima meccanica per giocare questo, questo tiro. E che non è assolutamente semplice né dare direzione né trasmettere taglio né scambiare il gioco. Credo che Riccardo lo giocherà di sventaglina. Esattamente, ha colpito in maniera perfetta, 6 punti. Scambia gli angoli, scambia i quadranti, tiro di grande difficoltà. Se ricordate ieri nell'ultima partita che abbiamo trasmesso eh, uno dei due giocatori ha giocato un tiro simile su un tiro, una posizione più comoda con un pallino in arrivo eh, e l'ha presa poi grossa. Sono tiri che comunque a seconda anche dei momenti della partita diventano più o meno complicati. Qui Maggio va a un gancio, sfila leggermente la palla e riporta le due biglie nella, nel versante opposto. Eh, comunque la posizione in cui è rimasto Riccardo era difficilmente attaccabile, e ha tentato di allungare il gioco. Riccardo che andrà un traversino di prima tentando di recuperare i 13 punti di svantaggio che lo separano da croce fisso. 4, 4 punti credo che comunque abbia esagerato un filo con la forza e che Maggio no, la vede di sponda quindi tenterà penso di allungare il gioco di angolo Ha giocato di sfaccio ha cercato anche un pallino che fa di seconda andando sulla lunga si porta 34 a 21, Riccardo vede palla ma non credo che veda il filotto. Un retro eh, cercando sicuramente più di allungare il gioco e di scambiare le biglie, rimane di una bricolla di taglio che giocherà attorno al 17, riquadrando esattamente quello che è successo, diciamo che. Il biliardo chiude leggermente come abbiamo visto ieri sera, questo è un'ora che ci può stare, si appoggia al pallino Maggio, probabilmente anche un po' corto comunque come steccata, se vedete le, le corse delle biglie non sono, non sono state eccessivamente lunghe quindi probabilmente gli è partita anche un po' corta e Barbini qui ha l'opportunità di recuperare buona parte del, dello svantaggio, giocherà credo un filotto di prima per poi farla rientrare e fare lunga lunga e tornare in mezzo, vediamo cosa esegue Riccardo. Marca 4 punti. Barbini 4. Questa me la segno come la prima cosa giusta che ho detto <ride> perché comunque ripeto commentare non è esattamente la cosa più semplice da fare. Maggio gira. Prende un quarto di palla, corto ancora, rimane di traversino. Eh, due modi di giocare completamente diversi, mi piacciono entrambi, eh, Riccardo molto tecnico, molto studioso del biliardo, forse troppo, se posso trovargli un, una virgola di difetto mio. Eh, maggio non credo che sia difficile descriverlo come i giocatori più talentuosi, eh, sempre alla ricerca di soluzioni particolari del piacere del gioco. Ho avuto anche io il piacere di giocarci in una partita dell'Europeo di due anni fa a Brandeburgo perdendo, devo dire che c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. Comunque, qualche soluzione, qualche steccata, qualche idea che, che ti rimane impressa. Nel frattempo, Riccardo ha approfittato di questo piccolo passaggio a vuoto di maggio realizzando 10 punti. È rimasto però corto con la sua e in una posizione purtroppo maggio, per 4. lui favorevole a maggio che gioca un giro marca 4 punti rimane lungo non sono riusciti però né uno né l'altro a trovare le corse del biliardo e per quello che posso vedere penso che siano anche un po' contratti la prima partita eh, c'è sicuramente di tutte e due la gran voglia di portare a casa questo primo set di vivere comunque il resto del match con un piccolo vantaggio qui riccardo vediamo cosa giocherà personalmente giocherei un gancio a questo punto della partita e non e non questo angolo Avrei preferito gestirla questa situazione di gioco. Barbini realizza sei punti sgambettando, ma rimane il tiro frontale, quindi in cui Maggio andrà ad, es ad eseguire un filotto, tentando comunque di mantenere la bianca nella parte centrale del biliardo, credo che farà tre lunghe. Esattamente. E questo è un rimpallo che Faceva parte di questa esecuzione, Faccio. si poteva provare a, a schivarlo, ma a questo punto della partita, questi punti sono molto pesanti, si porta a 51, il rimpallo di fatto non gli ha proprio detto male, <coughs> Riccardo rimane praticamente con un pallino da tre in fronte e qui può decidere che cosa giocare. Si può anche decidere di giocare su quel pallino e mandarlo sul castello. Bisogna gestire poi la corsa di tutte e due le biglie e capire soprattutto dove portare la biglia bianca. Questa è una delle possibilità. Anche perché giocare una steola a quella distanza la vedo molto difficile. 3 Barbini. Riccardo ha giocato ad appoggiarsi al pallino o comunque a rimanere molto vicino per tentare di creare una difficoltà nel posizionamento della mano per Maggio e comunque si è portato a 44. 44 è, è l'inizio della chiusura della partita, già che con 16 punti si può chiudere, diventa una partita poi diversa da qui in poi. Maggio credo che stia giocando un giro. E probabilmente cercherà anche un pallino da 4 da qui no ha giocato solamente andare negli angoli tattica attendista mi aspetto forse io sempre una soluzione un po più aggressiva da parte di crocefisso maggio ma direi che questa è stata la scelta sicuramente migliore Quindi qui riccardo deve decidere da che parte girare se gira dalla parte della lunga dovrà tentare di portare la gialla verso la buca di sinistra, se gira dalla parte destra dovrà entrare e cercare di trovare una misura differente. Noi giocatori normali giriamo per prendere biglia, che è la cosa più semplice che tentiamo di fare, o tentiamo di appoggiarci, che credo sia però la cosa meno conveniente. Eccolo qua, eseguito in maniera perfetta, ho scambiato il gioco, ho scambiato le biglie. Esecuzione perfetta da parte di Riccardo, che è uscito da una situazione molto complicata con grande classe. E vediamo la risposta di Maggio che andrà al gancio. Posizione da cui in teoria si può prendere anche il birillo rosso. Va leggermente: eccolo qua. È entrato un filo troppo ed è ancora un po' corto. È la seconda o la terza volta che risponda Maggio, rimane corto. Viceversa. Sul tiro frontale probabilmente ha bisogno un po' di più di scaricare il braccio, di trovare le giuste sensazioni, è rimasto un po' più lungo. E qui Riccardo, credo stia giocando un giro. La complicazione è riquadrare il gioco perché dovrebbe andare più o meno a incrociarlo. No, gioca uno striscio. Probabilmente non vedeva la porzione del giro. Eseguito comunque anche questo in, in maniera impeccabile, Riccardo tra l'altro proviene dal pool e quindi il punto palla e la capacità di mandare le biglie dritte è superiore alla media e come dico spesso a, a, a chi mi chiede qualcosa di biliardo la cosa più complicata nel, nel gioco del biliardo è mandare la palla dritta, poi il resto la teoria rimane tale e, de, e rimane tanto giusto per... Non smentirci, Maggio vede un quarto di palla, filotto di prima, 13 punti, partita. Ha aggredito il momento come fa spesso e come probabilmente era giusto fare a questo punto della partita. Spot per noi a questo punto e aspettiamo il secondo set. Eccoci qua, secondo set, maggio parte anche lui con un gancio per lasciare la palla la propria biglia attaccata o quasi alla sponda corta, e quindi qui Riccardo dovrà andare di una sponda tentando di riquadrare il gioco nella stessa maniera, quindi di prendere un quarto di palla, riportare la gialla facendogli fare lunga o corta lunga e riportarla in mezzo e fare scivolare la biglia avversaria dall'altra parte prende grossa di rimpallo di fatto trova la stessa più o meno la stessa posizione anche perché la biglia avversaria si è mossa di poco quindi maggio andrà di mezza garuffa Trova adesso la forza corretta del tiro, che è poi questo, i famosi tiri eh, in surplus o comunque dove si riesce un po' a scaricare la tensione. Perché bisogna qui imparare a usare e ad usare sempre la stessa steccata: sia che poi si riesca a mandare la palla all'avversario sul castello, sia che si riesca poi a costruire questa posizione in cui. Si può trovare una sequenza di gioco, Riccardo giocherà veloce per giocare Castello e Birilli con la possibilità di esatto, incrociare il pallino da 4. Che fa? Di fatto è una mezza forza, quindi non aveva la forza per scambiare il gioco. Eh, è un, un tiro a metà, anche perché comunque il rischio di prendere il pallino è di poter anche andare a bere cera ma credo che faccia parte del gioco e quindi è rimasto una mezza forza, poi il gioco l'ha punito in maniera pesante, è rimasto di fisso, Maggio ha riportato la sua palla nel centro del castello, 8 punti, e qui Riccardo deve decidere se andare di una o di mezza garuffa. 8 a 4 per Maggio, credo che Riccardo scelga di andare di garuffa, di attacco attorno al secondo diamante, la presa nella maniera, se vogliamo, peggiore per lui e rimane di giro il pallino da 4 in appoggio per Maggio, che sicura di trovare il pallino il giro stretto e ancora una volta lungo. E qui Riccardo vediamo che cosa sceglierà di giocare. Eh, preso una bricolla, c'è la possibilità di anche di appoggiarsi al pallino da 4 eseguendo questo tiro in perfezione. La gioca di taglio quadro, c'è anche la possibilità di giocarlo in mezzo taglio come giocano i giocatori di 9 birilli e che probabilmente darebbe la possibilità di gestire meglio il tiro. Ovviamente, Riccardo mi smentisce subito da buon amico. 6 punti: si appoggia a pallino, per l'appunto, rimane appoggiato al birillo esterno e quindi qui Maggio ha comunque la possibilità di giocare un 3 sponde anche lui con la possibilità di scegliere. Se, se gioca un po' più sulla biglia grossa può fare 4 allungare, ma giocherà il castello di misura stretto. Non credo che sia una scelta voluta da maggio e comunque quella è la parte su cui bisogna rischiare il tiro. Se vi do qui una piccola chicca, un giorno Daniel Lopez, una partita che era praticamente persa, io giocai in 5 sponde per fare i birilli e lui mi disse anche, anche quando tu eh, in un tiro del genere fai 8 poi rimani comunque esposto alla mia replica e la partita facilmente la perdi, bisogna avere il cuore spesso di giocare a non fare i birilli e a tentare di vincere in due colpi. È un po' una forzatura mentale spesso perché tentiamo di aggredire il gioco. Eh, ed è mo molto di frequente controproducente. Nel frattempo Riccardo ha giocato un calcio veloce di Traversino, ha realizzato quattro punti, è rimasto di giro. Maggio gioca, credo, giustamente il girone perché. Girerà dritto la tolleranza maggiore è nel giocare questo tipo di tiro perché ci, ci si avvicina alla palla. Cioè, tanto si, si riesce a gestire meglio il gioco anche nel, nell'errore facendo un giro nel largo, la nostra biglia va verso la sponda corta, bisogna solo rit ritrovare la forza del 5 sponde per riportarci in fondo. E rimane una specie di angolo traversato oppure se Riccardo ha e credo che ce l'abbia questa possibilità bisogna alzare la stecca puntarla di taglio esattamente e giocare questo che è un angolo esattamente questo tecnicamente è realizza sei punti tiro molto bello la difficoltà, dovreste provarlo, si cambia, in pratica si cambia la provenienza, che è quello che diceva il Winkler ai tempi, quindi io cambio l'angolo di entrata rispetto alla palla che vado a, a colpire, faccio fare un mezzo giro e recupero quella parte di, di biglia necessaria a ricavare la diagonale dell'angolo che non era in natura precisa e diritta. Maggio gioca una bricolla di taglio quadro, sfila la biglia, rimane di filotto brutto, difficile. Una stretta con un punto palla importante, Riccardo ha tutte le qualità e la steccata per farla. Vediamo: si gioca di tre passate, non più forte, altrimenti si perde il controllo del gioco. Giocata in maniera quasi perfetta, ha lasciato leggermente andare la sua biglia. Barbini, 8. Qui spesso è più importante cercare questa, questa forza, quindi di riportare la biglia avversaria a sponda, anche perché tentare di quadrare il gioco lì era abbastanza difficile. L'unico modo quasi che c'è per riquadrare il gioco è di fare messa e di giocare i due passate e mezza, ma c'è una complicazione del tiro assolutamente inutile a questo punto. Maggio gioca filotto di una passata, rimpalla, scelta direi abbastanza corretta, eh, non c'era molto altro da giocare, si poteva anche giocare eventualmente ad allungare il gioco, ma c'era anche la possibilità di fare i birilli. Chiaramente più si alza il livello di gioco più le tolleranze cambiano e quindi cambia spesso anche il tipo di scelta che può, che può avere un giocatore che rispetto anche alle sue attitudini piuttosto che rispetto al momento del gioco. Riccardo gioca un giro, uno striscio di misura, mantiene il gioco sotto controllo, è in vantaggio di 14 punti e quindi cerca comunque di far giocare Maggio su, su porzioni di palla abbastanza impegnative, quindi tentando di mantenere il gioco largo. Ma siccome il nostro livello di gioco è umano e questo non lo è. Maggio di Tresponde realizza un birillo rosso fantastico. Rimane di calcio di traversino perché è un filo lungo e Riccardo penso che giocherà a mandare il, il pallino nel castello. È quasi dritto. Quindi di fatto Maggio è rimasto anche dritto e non, non è stato fortunato nella rimanenza pur avendo effettuato un capolavoro. Questo deriva dal fatto che però è rimasto un filo lungo sul tiro di Tresponde. Riccardo realizza 11 punti, rimane a sua volta di angolo, adesso vediamo, probabilmente lo giocherà ad arrivare in fondo, a portare la sua in buca, quindi tentando di gestire poi anche una sequenza nel tiro successivo e così è. Maggio realizza 4 punti e qui Riccardo dovrà scegliere se attaccare, se appoggiarsi, si può con varie le possibilità si può appoggiare all'interno si può andare di 3 per le 5 si può andare anche di 4 sponde andando sulla sponda ad appoggiarsi dalla lunga sulla quarta sponda <coughs> ma credo che giocherà ad allungare il gioco se prende anche un quarto di palla scarsa lui poi è una presa grossa comunque il tiro è questo bisogna allungare il gioco prendendolo ancora più scarsa, avrebbe ottenuto un risultato ancora migliore. <coughs> Rimane di filotto e quindi qui Maggio ha la possibilità di recuperare praticamente quasi tutto lo svantaggio che aveva fino a due tiri fa. Due punti, Ho gestito perfettamente la corsa delle biglie. Maggio 2 Diciamo che qui Riccardo o tirare un sospiro di sollievo e vediamo, penso che andrei 2 per le 3 tentando di allungare il gioco c'è anche un pallino poi in fondo che può aiutarlo se vuole aumentare la velocità del, del tiro l'errore è prendere palla di prima per noi esseri umani ovviamente bisognerebbe rallentare leggermente il tiro se si parte con questo presupposto eccolo qui, per cambiare gioco quindi qui Maggio giocherà di leggera parabola per ricavare una, una bricola di taglio avete visto, visto la steccata molto corta diviso perfettamente il gioco e qui ricardo dovrà scegliere se andare di due sponde di battuta giocare una bricola di taglio ad allungare probabilmente sta valutando anche le possibili conseguenze di quel pallino che potrà richiamare un tiro successivo e capire come non farlo sfruttare nell'eventualità a maggio bricolla di taglio da allungare la sfila la presa in una maniera peggiore adesso qui maggio giocherà ancora una volta filotto rimpallo di terza Barbini. Beve 10 punti, questa è una boccata d'ossigeno per Riccardo, non mi aspettavo questo rimbalzo di terza, eh, se Mirko ha la possibilità di farlo rivedere probabilmente una steccata un po' più contratta, la palla di maggio non è andata verso la sponda corta ma è rimasta un po' più alta e quindi le corse sono cambiate leggermente e di conseguenza vediamo. Vedete, che è rimasta un po' più alta, quindi la corsa è cambiata tra le due biglie, doveva spingere forse un po' più verso la sponda corta. Riccardo chiude praticamente in due tiri. E come vedete, spesso le partite sono, si girano su un episodio. Questo è un episodio sfortunato, eh, che probabilmente era gestibile l'istinto di tirare spesso si sente la steccata e parte quello che a volte non, non è nelle nostre corde capita spesso insomma spot per noi andiamo alla terza partita a tra poco Eccoci qua, partito di gancio anche in questa partita Riccardo Barbini, mi permetto di salutare un paio di persone, eh, una è Tony Rosenberg col, costantemente collegato, eh, giocatore tedesco che da filo da torcere a chiunque, ieri con Gianluca stavamo dicendo che se avesse la possibilità di farsi un 2-3-NET in Italia darebbe veramente filo da torcere a chiunque, un giocatore con una capacità agonistica superiore alla media, concentratissimo, molto attento, come quasi tutti i giocatori stranieri, che compensano spesso delle carenze tecniche o meramente di conoscenza del gioco con un agonismo. Da cui noi dobbiamo veramente prendere esempio. Riccardo è andato di mezza garuffa, ha trovato una forza perfetta e quindi Maggio deve andare di una sponda al volo. Può scambiare il gioco se la prende sotto. Decide di giocare di sfaccio. Leggermente corta. e Rimane di filotto. E qui vediamo Riccardo, credo che lo giocherà subito per incrociare, c'è anche lo spazio per tornare in mezzo rallentandola di tre passate e di riportarsi in appoggio al pallino. Di fatto prende subito il birillo rosso e un quarto di pallino, 9 punti. Rimane a sua volta di sfaccio. Vediamo Maggio come deciderà di giocarlo, probabilmente di colpo in testa. Solo un birillo da 2 maggio. 2 Il gioco, come vedete, si è un po' scomposto. Su un filotto dove si prende il pallino. Il gioco diventa meno schematico E quindi bisogna ricostruire tutta una sequenza di tiri che a volte non è semplice recuperare un po' sotto pressione. Maggio probabilmente e giustamente avrà risentito anche di quel rimpallo di terza che gli ha detto male, ma tutto il tempo e tutta la capacità di prendersi due respiri e ripartire all'attacco. Albini ha giocato un passaggio. Maggio giocherà senza taglio a intestare uno spondo e palla dalla, dalla sponda lunga. È un filo corto anche qui. Però c'è pallino che gli fa gioco. Questo è il tiro, perché poi quando la palla viene presa in, in maniera più grossa, esattamente in maniera più piena, poi la nostra, la biglia battente rimane verso la lunga e quindi ricrea comunque una situazione difficile da attaccare. In questo caso ovviamente Maggio ha sfruttato anche la posizione del pallino, ma se avesse giocato anche con una forza superiore avrebbe riquadrato il gioco grossomodo nella stessa maniera. E qui Riccardo deve decidere che tipo di scelta fare. Maggio è destro, quindi andrà sicuramente ad appoggiarsi in quella posizione. Ha tentato di ricavare qualcosa da questo... Pallino, di fatto ha recuperato 4 punti con un mezzo rimpallo non ho capito granché la forza del tiro anche perché se avesse preso comunque il pallino con uh, un pallino da 3 sarebbe più o meno rimasto in una posizione comoda per maggio che ha giocato un traversino ha preso palla scarsa ed è andato a bere Riccardo qui ha la possibilità di gestire un po' il gioco andando di due sponde, giocando mezzo scatolino. Giocato peraltro molto bene, 6 punti. Barbini Sei. Si porta 26 a 2 in netto vantaggio. Bricol di taglio per maggio. E però mi sa che decide di andare di sponde e palla. Anzi, di passaggio, la soluzione è molto più corretta perché la posizione è proprio per incrociare il gioco. Rimane la palla leggermente, leggermente grossa, rimane di sponde palla. Qua Riccardo ha l'opportunità di allungare ulteriormente. Di mettere in difficoltà Maggio, che in questo momento non sta steccando benissimo. E se posso dare una mia opinione ha una velocità sull'accesso su, sul, su, sul tiro eccessiva dovrebbe riflet... pensarci un po' di più ma non che maggio sia un giocatore che pensi esageratamente sempre un giocatore molto veloce ma probabilmente ritrovare un po' più di serenità la steccata non è proprio fluida però sappiamo benissimo che in tre tiri può risolvere e riquadrare il gioco Questo è uno di quelli, è un bricollo di mezzo taglio, 4 punti. Riccardo, però vede filotto. È un po' lunga la biglia. Ci mette sotto la stecca. Deve giocare a prendere il filotto. Sono due opportunità. Può giocare di, di sviluppo, sarebbe la soluzione migliore. Capolavoro, oppure giocare per i birilli, che è la soluzione probabilmente più logica con in questo, in questo punteggio. Riccardo gioca un capolavoro, filotto di, di seconda, recuperare anche quel pallino in terza passata. 13 punti, si porta 41 a 6, e qui Maggio deve recuperare uno svantaggio. Notevole, giocherà filotto di seconda e terza. Eseguito in maniera perfetta. Risale lungo il castello. Maggio 8. Rimane probabilmente leggermente corto. E riesco a dirlo proprio perché ce l'ho quasi in linea sul tiro eh, e perché non credo di riuscire ad abituarmi nel giro di pochissimo alla visione esattamente quindi è rimasto di striscione quindi tanto può giocare sia a striscione che a filotto da quella posizione ma è impostato di striscione dritto tra l'altro Due punti per, per Riccardo, due. il pigliardo a volte è incredibile, è rimasto dritto e il pallino praticamente poteva fargli solo da strada per il, il sette sponde. Quindi chiedo a Mirko di rimandarmi il tiro perché me lo sono perso proprio eh, e non ho capito se ha rimpallato come probabilmente è accaduto. No, ha giocato un angolo di terza e quindi eh, ha giocato a scambiare il gioco. D'altro canto qui bisogna trovare una sequenza che parta da un tiro schematico per ricavare due o tre tiri di fila. Uno di questi potrebbe essere proprio uno scatolino, comunque un tiro che possa dare una realizzazione buona e la possibilità comunque di mettere in difficoltà l'avversario. Invece, Maggio ancora bricolla di taglio a girare, passa vicino a Castello. Qui si allungherà la biglia con il taglio che dà anche velocità sul tiro perché si abbinano due fattori: sia la velocità di steccata, sia il taglio che quindi aumenta ulteriormente. La velocità del tiro e sono due fattori da gestire, e qui Riccardo, vediamo che cosa sceglierà, penso che possa andare al giro. Isprigo a giocare a giro e pallino da 4, credo comunque a riportare. La sua nel quadrato opposto e quindi dalla parte del pallino da 4, altro capolavoro di Riccardo, 8 punti, Steola trovato anche in interposizione tra le due biglie con la, la, la palla rossa, in questo momento crocefisso un po' contratto, Riccardo sta steccando bene, molto tranquillo. Realizza maggio realizza 7 punti ha provato credo anche a cercare di capire di trovare qualcosa sul gioco sul biliardo è rimasto ancora una volta dritto e qui sicuramente non è un momento positivo per crocefisso riccardo questo giro penso che lo giocherà a stare lì senza forzare nulla Mm. non sono non sono d'accordo con la scelta perché questo è uno dei possibili errori e perché questa è una possibilità che si dà a maggio per andare in sequenza giocherà un giro a risalire eccolo rosso forza credo perfetta Maggio 10: Io non sarei andato a cercarmi una, una possibile complicazione su quel tiro andando a forzare quel giro. Due biglie vicino alla lunga. Comunque, avrebbero dato magari la possibilità a Maggio di colpire, ma con la possibilità di sviluppare il gioco diversamente. È rimasto un filo corto. È rimasto ancora di giro Maggio. Riccardo Giro 8 punti va a 59, Barbini 8 rimane ancora di filotto e qui Maggio può recuperare e mettere ancora in difficoltà Riccardo la squarciata. se posso permettermi Riccardo ha peccato un filo di ingenuità il biliardo non gli ha detto niente eh, credo che questa sia una delle cose che si può spiegare sul gioco del biliardo se Maggio avesse fatto 3 cm in più con quella biglia da 51 a 31 si, può, si sarebbe potuto trovare una situazione spiacevole adesso Riccardo chiude 4 punti filotto abbastanza semplice gli serve un birillo però in quella posizione lì eh, direi che ci sarebbe da farci una piccola discussione. Spesso andiamo a complicarci il tiro. Non c'era bis nessun bisogno, secondo me, di andare a cercare una soluzione simile, ma solo di accompagnare il gioco verso la fine, senza dare la possibilità di recuperare a maggio, abbiamo saltato lo spot. Direi no? <ride> spot per noi, this championship is being played with the new Arameth Tournament Set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably, the best pool ball balls in the world. This set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Allora, dopo il nostro spot in inglese rigorosamente dell'Aramit, siamo tornati sul rettangolo di gioco dove Riccardo Barbini è andato di una sponda al volo per allungare il gioco. Questo è il risultato del tiro successivo al gancio di maggio che va al filotto. Anzi, scusate, giro e palino da 4. Maggio 10. 10 punti. Scelta aggressiva di maggio. Fino adesso mai premiato dal biliardo, devo dire. È rimasto praticamente sempre dritto di tiro. Riccardo giocherà esattamente un filotto di due passate e mezzo. 12 punti. Perfetto. Barbini 12. Direi che Maggio non poteva rimanere peggio. Ed è una combinazione del gioco del biliardo in questo momento veramente gli sta dicendo tutto male. Ma io credo che nessun giocatore, giocando contro Crocefisso Maggio, si senta tranquillo, fino a quando non è caduto l'ultimo birillo a suo favore. E l'avete visto chiaramente nella partita precedente. Una questione di piccole sfumature, per una scelta di Riccardo che poteva costargli una sequenza, non è successo poi, Maggio non è riuscito a rientrare. Giro di Riccardo, altra scelta che non condivido, mia personale, perché in questo momento vedo un Crocefisso un po' in difficoltà, non andrei a lasciargli troppi tiri frontali per mandarlo in steccata. Intanto vi posso dire quale sarà la prossima partita in diretta, vedremo giocare David Martinelli. Fresco trionfatore al GP di Goriziana. E il suo avversario sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, Iuri Agnorelli, che ha passato, se non ricordo male e se lo dico senza il tabellone, Mirko ha giocato l'ultima partita ieri contro Lorenzo van Vesterhout di Milano. Eccoli qua i risultati, finalmente riusciamo a vedere qualcosa, dobbiamo cercare l'invantaggio con Alfredo Massimo, Auletta 2 a 1 su Ciro Lestino, Gianluca Nasci in bene, 2 a 1 con Daniele Palmieri, neo campione italiano, master, in finale con Thomas Primona San Vincenzo, ma in svantaggio nella quarta partita, Rocco Summa per 2-1 con Gerardo Mascolo, Riondino in svantaggio 2-1 con Simone Soresini fresco vincitore della gara Open del Campo Marte di Brescia, sala di Stefano Bertolini, aggiungerei bellissima sala di Stefano Bertolini. Ballotta perde 2-1 con Andrea Pavoloni, Maurizio Di Sante in vantaggio 2-1 contro Marcello Drago. Paolo Spadaro 2-0 su Michele Cipriani. Camilo Gomez 1-1 con Andrea Martinelli, bella partita da due giovani giocatori, come abbiamo avuto modo di ricordare siamo a poco più di un anno dalla scomparsa del papà di Camilo, di Nestor, che è stato uno dei miei due maestri di biliardo e di cui penso chiunque abbia un ricordo positivo. Nel frattempo Riccardo va di gancio, rimpalla, realizza 4 punti, eh, direi che sta andando tutto nella maniera migliore per Riccardo, ma io mi aspetto, eccolo qui. Maggio 6. Maggio va di 1 al volo di angolo, esecuzione perfetta, 6 punti. Io, in una partita con un giocatore come Maggio e come tanti altri mi sentirei, ripeto, in pericolo anche se fossi chiuso dentro ad Alcatraz, penso che lui potrebbe trovare il modo di entrare. E questo secondo me ha una motivazione che deriva dal talento di alcuni giocatori, che è percepibile, non si può spiegare, c'è, c'è, ed è bello quando lo, lo si vede. Sono appassionato di musica, quindi posso paragonare questa cosa agli assoli di chitarra, ogni tanto parte questa cosa dove c'è questo raptus di bellezza, che non è mai uguale Ma ed è, è proprio un... per quello che i giocatori più talentuosi sono i più amati. Qui Maggio gioca un giro a risalire, ancora lungo. Penso di poter dire che si senta un po' la partita, insomma, la posso, posso assolutamente capirlo. Insomma. Riccardo gioca un filotto di secondo e terzo, ha giocato in maniera quasi perfetta, non ha trattato molto bene la sua... La, 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 non ha, ha staccato molto bene, la palla è saltata, altrimenti ha perso un po' di, di forza, eh, c'era la possibilità di fare tutti e due gli obiettivi, quindi fare filotto e quattro. È andato anche lì, secondo me, ad aggredire il gioco, c'era la possibilità di giocare un gancio. Ed è subito stato punito da Maggio. 10 punti. Mette pressione addosso a Riccardo, che adesso deve replicare. Ha la possibilità di giocare anche lui filotto e un pallino da 4 partendo dalla lunga per poi ritornare verso l'altra lunga dove c'è il pallino ma a quel punto dovrebbe giocare tre passate e mezza per risalire vediamo cosa gioca Riccardo insomma. eccolo qua Barbini. eseguito in maniera praticamente perfetta pallino preso gli è fatto ancora gioco 34-32 Maggio penso che andrà anche qui Ha una giocata veloce, si assicura il palino da 4 maggio 4. Si salva sulla posizione delle biglie, non è scomodo giocare Riccardo, che comunque è ancora un giro abbastanza semplice. Dico abbastanza perché poi il punto palla è 1 e bisogna anche decidere dove e come giocarlo. Eh, Questi sono segnali... Riccardo ha giocato un giro in maniera perfetta, ha fatto 4 punti, ha sbirillato, direi, in maniera fortunosa. Maggio tenta di andare a dividere, eh, prende il punto peggiore perché ha tentato di comunque di riportare la sua biglia verso la buca opposta, va a bere 6. Riccardo sta giocando molto bene, ma devo dire che qualsiasi sventura ci sia sul tavolo da gioco, oggi Maggio l'ha trovata, non ha avuto credo nessun, nessun punto a suo favore e nessuna rimanenza... Eh, ma non fortunosa, insomma ci poteva stare anche di non rimanere sempre dritto. Il gioco fino adesso non gli ha detto bene. Riccardo ha la possibilità di portarsi in chiusura o addirittura di chiudere. insomma Ha giocato Filotto, ha preso il birillo da 2, Barbini 2 si porta a 50. Maggio ha l'opportunità però di rientrare assolutamente in partita. Questa è l'occasione che ha fisso di, posta, di portarsi a un tiro in pratica anche lui dalla Bella nel suo caso. E vediamo. Realizza otto punti. Maggio è andato Otto. praticamente quasi nella buca nel punto peggior ripeto io <ride> mi sentirei un filino un filo nervoso per lui per quello che eh, una cosa a favore non gli è proprio andata devo dire che non c'è Riccardo qui al tiro di chiusura Se realizzo il filotto di prima facilmente chiuderà partita. E così è. Riccardo Barbini vince 3 a 1 su Crocefisso Maggio. Sono pronto a scommettere, che comunque sia solo un momento di passaggio e penso che sia veramente stato l'apoteosi di qualsiasi cosa negativa potesse succedere nel gioco di fisso. mi e... spiace assolutamente perché perdiamo comunque uno dei giocatori più talentuosi. Rimane comunque Riccardo e Highlights nel frattempo. E ci vediamo con la prossima partita con David Martinelli. Grazie a tutti per ora e ci sentiamo tra poco.